C'era una volta, in Giappone, un pescatore che si chiamava Urashima Taro. Era grande e forte, ma amava molto le creature piccole e deboli, specialmente gli animali. Un giorno, mentre passeggiava sulla riva del mare, vide alcuni ragazzi che si agitavano e gridavano. Si avvicinò e vide che stavano giocando con una tartaruga. Giocavano in modo crudele e cattivo, tormentandola in tutti i modi. Fingevano di ridarle la libertà e quando la tartaruga si incamminava faticosamente verso il mare, le saltavano addosso e la rovesciavano sul dorso. Si divertivano a vederla agitare le zampette all'aria e le facevano il solletico sul muso. Poi ricominciavano. «Come potete divertirvi a tormentare così quella povera bestia?» gridò Urashima Taro. «E tu che c'entri?» risposero i ragazzi. «La tartaruga è nostra. L'abbiamo catturata noi e possiamo farle quello che ci pare». Vedendo che con quei monelli le parole non servivano, Urashima Taro si frugò in tasca e ne cavò alcune monete. «Volete vendermi la tartaruga? Vi do tutto il denaro che ho!» I monelli non se lo fecero dire due volte. Presero le monete e corsero verso il negozio di dolciumi. Urashima Taro raccolse la tartaruga e la portò fino al mare. Poi la mise delicatamente nell'acqua. «Va, povera tartaruga, e la prossima volta non farti catturare!» La tartaruga fece un cenno di saluto e scomparve nella profondità del mare. Urashima Taro la seguì con lo sguardo. Poi volse le spalle e tornò a casa. Era rimasto senza soldi e senza cena. Il denaro che aveva dato ai monelli gli serviva per comprare da mangiare. Era contento, però, per la buona azione compiuta, tanto che non sentiva neanche la fame. Passò del tempo. Una mattina, come faceva ogni giorno, Urashima Taro scese in mare con la sua barca per andare a pesca. Ad un tratto, gli parve di udire una vocina sottile che lo chiamava. «Urashima Taro! Urashima Taro!» Si guardò intorno, ma non vide nessuno. Credette di aver sognato e riprese lentamente a ritirare la rete. Ma poco dopo udì di nuovo. «Urashima Taro! Urashima Taro!» Pareva provenire dal basso. Il giovane si sporse dalla barca e scrutò l'acqua. Vide disegnarsi un'ombra che saliva dal fondo del mare, finché giunse in superficie. Era una grossa tartaruga. Guardò il giovane e chinò la testa in segno di saluto. «Urashima Taro, non mi riconosci? Io sono la tartaruga che hai comperato qualche tempo fa per liberarla dai monelli, anche a costo di rimanere senza cena. Ho riferito la tua buona azione al potente drago, il re del mare, ed egli ti è riconoscente quanto me. Vorrebbe averti suo ospite per un po' di tempo. Monta sulla mia groppa e io ti condurrò da lui». Urashima Taro rimase perplesso. Come avrebbe potuto scendere in fondo al mare senza annegare? La tartaruga lo rassicurò. «Sei sotto la protezione del re del mare. Sali e non avere paura!» Urashima Taro scese dalla barca e si mise a cavallo sul dorso della tartaruga, che subito si inabissò. Con sorpresa si accorse che riusciva a respirare nel fondo del mare. Intorno c'era una luce che dava incanto a tutte le cose, alle alghe, ai coralli, alle meduse trasparenti, ai pesci che agitavano le pinne e le code fluttuanti come veli di seta. Urashima Taro ammirava ogni cosa. La tartaruga scendeva sempre più. Infine si posò sul fondo, proprio davanti al palazzo del re del mare.
Era un palazzo meraviglioso, fabbricato sopra uno scoglio dalle venature di madreperla. I tetti avevano la punta rialzata ed erano ricoperti di maioliche verdi e ornati di conchiglie. Una scalinata di marmo conduceva alla porta d'ingresso. «Entriamo nel palazzo del potente drago», disse la tartaruga. Entrò per prima e Urashima Taro la seguì, guardandosi intorno a bocca aperta. Due grossi pesci spada facevano la guardia, incrociando le spade in segno di onore. Due lunghe file di pesci rossi lo scortarono fino alla sala del trono. Il potente drago, re del mare, sedeva su un trono di corallo tempestato di perle e aveva un aspetto terribile e maestoso. Le zampe dagli artigli poderosi, la lunga coda mobile come una fiamma, le candide zanne alla bocca avrebbero terrorizzato chiunque, non Urashima Taro, che sapeva di non avere nulla da temere. Egli si inginocchiò. Il drago scese dal trono e gli andò incontro. «Urashima Taro, desideravo tanto conoscerti, perché sei stato generoso con la povera tartaruga. Il tuo cuore gentile merita un premio. Te lo consegnerò quando tornerai sulla terra, ma ora ti invito ad essere mio ospite e a visitare il mio regno. Vedrai cose che nessuno ha mai veduto». «Ti ringrazio, potente drago. Sarò volentieri tuo ospite per un po' di tempo, ma non lodarmi, perché non ho fatto che il mio dovere». «Ti affido alle meduse, mie damigelle, e alla tartaruga, tua amica», disse il drago. «Che il nostro ospite sia rallegrato e servito nel miglior modo possibile». Detto questo, il drago si ritirò. Urashima Taro fu fatto sedere su una poltrona di corallo imbottita di alghe. Nella sala si svolse uno spettacolo dedicato a lui soltanto. Pesci rossi e azzurri eseguirono una graziosa danza saettando su e giù, mentre pesci martello battevano su gusci di conchiglie ritmando il tempo. Coppie di pesci spada tirarono di scherma con grande abilità. Un polpo, dalle lunghe braccia, eseguì giochi di prestigio divertentissimi. Alcune meduse dai colori iridescenti intrecciarono un minuetto agitando i loro tentacoli. Un complesso di salmoni soffiava nelle conchiglie, emettendo suoni deliziosi. Urashima Taro guardava rapito. Non aveva mai visto nulla di più gentile e divertente. Terminato lo spettacolo, Urashima Taro fu condotto nella sala da pranzo, dove era imbandita una lunga tavola. Gli furono serviti cibi squisiti in piatti di conchiglie, vini prelibati gli furono versati in bicchieri di madreperla. Finito il pranzo, fu condotto a dormire sul letto di soffici alghe, rivestito da lenzuola di bisso. Per molti giorni Urashima Taro visse in fondo al mare e, accompagnato dalla tartaruga, lo visitò in lungo e in largo. Vide praterie coperte di alghe e fiorite di anemoni dai mille colori. Visitò grotte di marmo scintillanti e adorne di ostriche con perle bianche, nere, rosate. Vide navi e barche affondate rivestite di muschio vellutato, galeoni dai fianchi squarciati da cui fuoriuscivano cascate di monete d'oro. Dopo qualche tempo, trascorso a godere di tutte le meraviglie del mare, il giovane fu preso dalla nostalgia del suo paese. Un giorno chiese udienza al potente drago. «Mio signore, io vorrei ritornare sulla terra. Il tuo regno è magnifico, la tua ospitalità deliziosa, ma...» «Vuoi andartene, Urashima Taro? Forse non ti trovi bene qui? Io avrei voluto tenerti con me sempre». «Qui mi trovo benissimo. Siete tutti così ospitali.
ma sulla terra c'è la mia casa. Non è ornata di gemme come la tua, ma è pur sempre la mia casa. E ci sono anche mio padre e mia madre, e c'è... Urashima Taro si interruppe. Non osava dirlo, ma c'era una bella fanciulla dai capelli neri, con due crisantemi sulle tempie, che abitava in una casetta di fronte alla sua. Quando lui passava lo guardava e gli sorrideva. «Va bene, Urashima Taro, torna pure sulla terra. La tartaruga ti accompagnerà. Prendi questo cofanetto come mio regalo, ricorda però che non dovrai aprirlo per nessuna ragione». Urashima Taro promise. Prese congedo dal re del mare e da tutti gli altri ospiti del palazzo e si mise in groppa alla tartaruga. Questa cominciò a nuotare verso l'alto e poco a poco il giovane sentì le acque diventare più tiepide. Finalmente rivide il sole. «Addio, Urashima Taro!» disse la tartaruga deponendolo sulla riva. «Non ti dimenticherò mai!» Si tuffò nell'acqua e scomparve. Urashima Taro si incamminò verso il paese, respirando a pieni polmoni la tiepida e profumata aria della terra. Ma il paese non sembrava più il suo paese. La casa non sembrava più la sua casa. La capannuccia era diventata una bella villetta abitata da gente forestiera. Il babbo e la mamma non c'erano più. Soltanto la casetta dove viveva la bella fanciulla bruna dai crisantemi sulle orecchie c'era ancora. E sulla veranda stava seduta una vecchina dai capelli bianchi. Urashima Taro le chiese notizie dei genitori. Sì, li conoscevo, disse la vecchina. Abitavano qui di fronte e avevano un figlio pescatore, ma sono morti tanti anni fa. Come vi chiamate? Chiese Urashima Taro. Fior di Loto. Era proprio il nome della bella fanciulla. Dunque era trascorso così tanto tempo mentre lui viveva in fondo al mare. Che fare ora? Turbato, Urashima Taro si diresse verso la spiaggia e prese a passeggiare, solo e sconsolato. In tasca trovò il cofanetto, regalo del drago, re del mare. Dapprima esitò, pensando alla promessa fatta, ma non seppe resistere ed alzò il coperchio. Dal cofanetto uscì un leggero fumo bianco che avvolse Urashima Taro e poi si dissipò. Quando il fumo si dileguò, Urashima Taro si accorse di essere diventato improvvisamente vecchio, vecchio, come fior di loto. Era coperto di rughe, calvo, dal mento gli scendeva una barba bianca, si appoggiava ad un bastone con la mano grinzosa. Re Drago gli aveva fatto il dono dell'eterna giovinezza e lui se l'era lasciata sfuggire con un alito di fumo. Era stato meglio o peggio? Restò pensieroso a guardare il mare, su cui i gabbiani volavano con larghe ali distese.